Salve a tutti, rieccoci nuovamente in cantiere, siamo a Campomorone e in questo video vedrete la fase 2, ossia l'installazione della pompa di calore in questa abitazione che non ha un sistema di isolamento performante ed è riscaldata con termosifoni ad alta temperatura. Quindi una condizione tendenzialmente molto critica per la maggior parte delle pompe di calore. Ma qua abbiamo scelto come al solito un prodotto di altissima qualità. Abbiamo già montato il fotovoltaico, dopo ve lo faccio vedere perché mentre lo montavano fisicamente non sono riuscito a venire a fare il video. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Eccoci di fronte alla pompa di calore, siamo nella fase 2, la fase 1 quindi con la realizzazione del calcolo termotecnico fondamentale per dimensionare correttamente il generatore è stata affrontata nella fase 1 che potete recuperare cliccando a questo link, così potete già avere un bel po' di informazioni sia sulla macchina, sul perché abbiamo scelto una macchina monoblocco eccetera. Se a Val della Torre c'era il diluvio, qua fortunatamente non piove ma c'è vento, quindi spero che riusciate a sentirmi in maniera adeguata. Questa è la pompa di calore e quello lì è l'accumulo integrato sanitario e tecnico per l'impianto. Abbiamo scelto anche qua un accumulo di questa tipologia qua per motivi di spazio, lo vedrete tranquillamente all'interno, dove prima c'era la caldaia a GPL, adesso andremo a montare questo sistema qua e lo spazio purtroppo era molto molto poco e abbiamo dovuto optare per questa tipologia di impianto. Prima di vedere la parte idraulica andiamo un attimino a vedere la parte del fotovoltaico. Eccoci come promesso di fronte all'impianto fotovoltaico che vedete alle mie spalle, è un impianto da 6 kW e questi sono i pannelli LG che abbiamo montato. Andando nel dettaglio potete vedere come i pannelli siano dotati della tecnologia LG Cello, fondamentale per avere alte rese su poco spazio, perché qua con solamente 18 pannelli siamo riusciti a realizzare un impianto da 6 kW e sono pannelli anche esteticamente molto belli, infatti hanno tutti il profilo nero e sono davvero molto molto belli. Poi i gusti estetici sono personali. Ovviamente l'ottimizzatore qua è anche fondamentale perché? Perché abbiamo un pino che il cliente ovviamente si è reso disponibile ad accorciare. Non so se mi sentite ancora bene perché qua inizia ad esserci un po' di vento. Questo è l'impianto fotovoltaico da fuori, ma andiamo un attimino a vedere dentro esattamente qual è lo spazio necessario per realizzare i quadri elettrici, inverter e tutto quanto. Eccoci di fronte invece all'interno dell'impianto fotovoltaico. Potete vedere l'inverter SolarAge che ci permette di andare a ottimizzare la produzione dell'impianto, fondamentale per monitorare i pannelli e validare le garanzie di questi pannelli LG che sono garantiti 25 anni sia sul prodotto che sulla performance, sulla resa al 90% e oltre tra 25 anni. Questo è il quadro elettrico necessario, suddiviso potete intravedere su due stringhe. Infatti due stringhe sono quattro cavi. Questo è un esempio dello spazio necessario per realizzare un impianto fotovoltaico internamente, quindi i quadri elettrici interni. È anche un esempio di come si lavora in maniera pulita. Ovviamente qua dentro, all'interno della canalina, ci sono tutti questi cavi che devono essere ovviamente colorati correttamente. Questi cavi qua, volendo, li avrei potuti far passare in un corrugato mobile, potrei averli fascettati a muro e purtroppo ci sono tantissime aziende che pur di risparmiare, di fare in fretta, vanno a realizzare lavori mediocri, anche perché l'impianto funziona ugualmente. Non è che non funziona se io vado a realizzare lavoro, tra virgolette, coi piedi. È proprio un discorso di forma mentis, se così vogliamo dire. Questa è la situazione, adesso caldaia eliminata, boiler elettrico di tampone montato e qua ovviamente verrà installata l'unità interna che, come avete visto, ci siamo appena fatti il culo a portare dentro. Adesso un po' di relax, ringraziamo Rossana per la torta e per il caffè. Eccoci qua, avete visto, ci siamo fatti un mazzo anche stavolta a portare dentro, quindi boiler elettrico temporaneo, perché ovviamente durante i lavori sarà necessario, e qua dentro, all'interno di questo piccolo locale, abbiamo
questo HSBC 200 litri, perché per un discorso di dimensioni qua abbiamo utilizzato un serbatoio da 200 litri per il sanitario. Vediamo se riuscite a vedere qualcosina, a seguirmi. Il sistema è molto simile, infatti laggiù in alto avete mandata e ritorno alla pompa di calore e i quattro tubi per sanitaria, calda e fredda, e mandata e ritorno all'impianto, che ovviamente verranno collegati qua dentro, dove ho ritorno e mandata dell'impianto e calda e fredda, che adesso sono collegati al boiler. Guardando frontalmente la pompa di calore, solo che siamo qua nello stretto, questa è la pompa di calore con i due circolatori, come nell'altro impianto. Questo circolatore qua muove l'acqua dalla pompa di calore esterna all'unità interna, questo qua invece è il circolatore per l'impianto. Qua sotto sono i tubi, perché qua sotto ho un inerziale da 100 litri. Sull'impianto ad alta temperatura l'inerziale fosse un po' più alto forse potrebbe andare meglio, però ripeto, dobbiamo fare di necessità virtù, siamo in un locale pressoché minuscolo e quindi questo è quanto. Ovviamente da qua sopra poi ci sarà tutta la strumentazione con vasi di espansione e tutti i vari sonde, termostati, sfiati, tutto quello che prevede la normativa e prevede l'azienda per realizzare un impianto a regola d'arte. Eccoci anche qua di fronte all'unità esterna della pompa di calore, come potete vedere è un bel bestione, anche perché serve avere uno scambiatore tanto grande così da poter assorbire il più calore possibile dall'aria esterna. Andando a vedere nel dettaglio, anche qua facciamo un attimino un breve recap per chi non avesse visto gli altri video. Nella parte bassa, qua sotto, abbiamo i due tubi mandata e ritorno dell'impianto, che ovviamente andranno a correre su questa parete e raggiungeranno il locale caldaia. Infatti lì si intravede ancora la vecchia canna fumaria che dobbiamo andare a smantellare. Questo è lo scambiatore. Lo scambiatore, come potete vedere, è blu, ha questo colore blu. Perché? Perché è trattato con una vernice idrorepellente utile per far scivolare via tutta l'acqua possibile, che va poi nello scarico condensa che troviamo sotto la macchina. Vediamo se riuscite a vederlo, eccolo qua. All'interno di questo sportellone qua ci saranno tutti i cablaggi elettrici. Ovviamente dovremo andare poi a collegare tutte le varie sonde, tra cui la sonda per la temperatura esterna, che deve essere sempre collegata a nord. Ecco l'etichetta della pompa di calore. Qua volevo farvi giusto un'informazione velocissima: R410, 4,70 kg. Se con l'R410 siamo sotto i 6 kg, non è necessario fare il controllo annuale obbligatorio per chi ha quantità di gas superiori, perché deve andare a verificare ovviamente che non ci siano dispersioni di questo gas all'interno dell'atmosfera, visto che sono molto molto inquinanti a livello di CO2. Infatti un chilogrammo di R410 inquina quanto 2 tonnellate di CO2 in atmosfera. Questo è tutto per la fase 2, ossia dell'installazione. Lasciamo lavorare i tecnici in maniera tale che quando ci sarà la fase 3, ossia l'avviamento, l'accensione, il collaudo, chiamatelo un pochettino come volete, potrò andare a rispondere a tutti i vostri dubbi e le vostre perplessità. Quindi se avete delle domande, dei dubbi, perplessità, qualsiasi cosa, commentate questo video, fatemi sapere quali sono le domande a cui vorreste trovare una risposta, in maniera tale che durante il prossimo video andrò a rispondervi. Questo è tutto. Se volete rimanere aggiornati, ovviamente iscrivetevi al canale, continuate a seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, ed entrate a far parte del gruppo Facebook, dove quotidianamente c'è confronto con altre persone che come te stanno cercando il modo migliore per andare a riqualificare casa. Da Campo Morone, Genova, è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ne? O meglio, ciao belin!